È andato, ma ti ho dato il mio. Non è rimasta molta ha energia funzionato. Termica, ma... Sono al sicuro? Credo di sì. La frana gli ha coperto le spalle. Saranno a chilometri di profondità prima che Nevek riesca a passare. Bene. Tu devi andartene prima che lo facciano. Ne dubito, vecchio mio. Tu sei la mia famiglia, non... Ti lascio qui! E non riesco a spostare questo coso! Sei testarda come tua nonna. È tutta colpa mia. Se solo ti avessi ascoltato. No, avevi ragione. Hai fatto bene ad arrabbiarti. Dimenticatelo, ti prego, non era importante. Lo è. Quando mantieni i segreti così a lungo. È difficile smettere. Ci sono cose che hai il diritto di sapere. Avremo tempo più tardi. Basta. Dai! Maledizione! Diana. Basta. Giù sulla terra diceva che per ottenere il perdono bisogna confessare le proprie colpe. Lui non ne ha avuto la possibilità, ma forse questa è la mia. La terra era piena di problemi quando l'ho lasciata. Avevo 32 anni quando mi hanno reclutato. Un'opportunità unica di fare soldi, di essere parte della prima spedizione umana su un nuovo pianeta. 50 anni fa. 50 anni a vivere le conseguenze delle mie scelte. 50 anni da quando ho condannato tutti noi.
Maledizione, che freddo! Quanto pensi che ci metteranno a trovarci? Dipende da quanto fuori rotta ci ha portato la tempesta. Tuttavia, sembra che il transponder che guida i parti di benvenuto si sia perso nello schianto. Senza di esso, le chance di sopravvivere sono basse. Suggerisco di trovarlo. Resta qui mentre lo cerco. Non credo che siamo soli qui. Dio, fa che non fosse il transponder. Thank you.
Avete paura, mes amis? Arriva la cavalleria. Grazie dell'aiuto, ti siamo debitori. Oui, oui, le roi, c'est moi. Lasciamo queste cose più tardi. Torniamo alla nostra navetta e non facciamoci ammazzare. Kovacs, dottor Kendrick Kovacs. Non chiamarmi Kenny. Ehi, il mio nome è Hutchings, il simpatico francese è La Roche. Ora, qualcuno ha un'arma a lungo raggio? Io no, ma da qualche parte nella navetta ho una calibro 30-06, ci meglio di famiglia. Non so dove sia. Comunque ho la mia pistola. Va più che bene, un secondo. Mi ritirerò nella relativa sicurezza dell'interno della navetta. Buona fortuna quassù. Sì, grazie capo. So cosa sto facendo. Fai come credi. Oh.
Tutto pronto. Attento, abbiamo visite. Tieniti forte. Varosh, prendi la strada alta, io faccio il giro. Hai ricevuto, bastardo. E questa è stata la mia prima esperienza con EDN3, un battesimo del fuoco. Il resto del viaggio verso il campo base è stato tranquillo, ma la calma non è durata a lungo. Senti, non eri la sua unica amica qui. Dias manca a tutti. Ti avevo avvertita che Nevek non l'avrebbe accettata come scusa se non avessero visto risultati. Non è affatto per Ginette, e tu lo sai. Ma continui a darmene la colpa. Mai detto questo. Non c'era bisogno, hai smesso di parlarmi. Stanno cercando qualcosa che non esiste. Io sto cercando di impegnarmi per la scienza. Una volta ti importava. Mi importa ancora, Bonnie, ma non decido io. È Nevek a pagare per questa operazione. E hanno insistito. E basta? Tu non dici niente? Non dico niente. E solo grazie a me se hai ancora un lavoro. Oh già, un lavoro, rispondere a... lui. Ah, dottor Kovac. Felice di vederla tutto intero. Sì, è stata una mattina movimentata. Phil Braddock, giusto? Dottoressa Roman, quanto tempo. Sembra ieri, Kenny. Se volete scusarmi. Ok. Tu devi essere Jim Payton. Ho sentito che ti sei fatto valere là fuori. Avrai di sicuro mille domande. Non ti dispiacerà essere già in mezzo all'azione? No, signore, sono qui per lavorare. Ciò che voglio sapere è come guadagnare un paio di crediti. Energia termica. Siamo qui per questo. Sangue di Hagrid. Mi spiace, ma abbiamo appena versato litri di quella roba. E molto di più, l'energia termica scorre in ogni cosa su EDN3. Le creature, la terra, fin dentro il nucleo. È ciò che rende possibile la vita in un clima del genere. Non c'è sostanza simile in tutto l'universo. E Nevek pensa possa risolvere la crisi energetica sulla Terra? Io penso di sì. Siamo qui per studiarla e trovare come rendere possibile e redditizia la sua raccolta ed esportazione. Stiamo studiando ogni cosa meticolosamente. Bene. È un bene che la scienza non abbia limiti. Payton, ho un sacco di incarichi per tenerti occupato. Costruzioni e riparazioni alla base. Ma se vuoi tornare a casa ricco, prenditi il compito rischioso di fornirci questa roba. Sì, signore. Mi dica solo dov'è il mio rig. Payton, non posso che raccomandarti caldamente di andare dal quartiermastro e di prendere un buon coltello da caccia. Hai visto quanto vicino e in intimità può arrivare un Hagrid. Ma prima ti consiglio di andare al box di servizio e di chiedere lo stato del tuo rig a Gale, il capotecnico. Benvenuto a bordo, Jim. Dottore, se vuole rimanere a parlare. Mi dispiace per prima. Sa, a Bonnie piace drammatizzare. Drammatizzare? Credevo il suo fosse sarcasmo. Di solito non fa altro che urlarmi dietro. Sì, beh, le cose sono un po' cambiate ora. Sono sicuro che sarà un membro cooperativo e produttivo della squadra. Solo un momento, dottore. Jay, qualche traccia di Varosh? Non ancora, signore. Non risponde alle chiamate. Coronis 1, qui Campbell, la detta alla distribuzione con Ermolo. Non posso, più tardi. È questo il problema.
chiudo. Giro, scendi al box. Sensore, controlla lo stato del tuo rig. Sarà congelata per almeno 2 ore. Aprite tutti i rubinetti e lasciateli aperti finché il problema non è risolto. Oh, un tipo nuovo. Solo perché Braddock non sembrava un leccapiedi della Nevek, ma il modo in cui si piega a quelle stupide regole. Siamo qui fuori in guerra con questi Hagrid, ogni giorno, ogni ora. Ma se mettiamo armi sul rig, oh no, allora non siamo più un gruppo di ricerca, ma militari. E Braddock non ne vuole sapere. Come se poi facessimo la spia che lui ci lascia armare i rig per difenderci. Nevek numero 3. Non allontanatevi dalle zone calde senza una tuta ambientale. La vostra tuta progettata da Nevek vi terrà al caldo e al sicuro anche negli ambienti più inospitali. Fa abbastanza freddo? Non fa mai abbastanza freddo per Crescent Hill. Ho il ghiaccio nelle vene. A casa passavo le estati alla base di McMurdo in Antartide. Una tradizione di famiglia. Il mio bis nonno prese parte all'operazione Deep Freeze. E la mia bis nonna era un pinguino. E questa non è una battuta, figliolo, capisci? Voglio essere chiaro, non c'è nulla di strano nello scoparsi un pinguino. Neanche se ti pregano di farlo. Sì, piccoli teneri bastardi, ma che carattere! Un po' incazzosi, a dire la verità. Di quel che vuoi su di loro, ma almeno non cercano di mangiarti la testa. Ah, lo sai che non devi mangiare la neve, vero? So che tutti sono eccitati per l'arrivo dei rifornimenti.
avvertimenti, ma niente risse questa volta. Se vedo qualcuno fuori turno vicino alle scorte, ridurrò la sua paga in base al tempo perso. Sopravvivenza Nevec numero 5. Non mangiate la neve. Su un pianeta di frontiera non ingerite mai la neve, per quanta sete possiate avere. Può abbassare la temperatura. Ehi, guarda, ecco che arriva l'altra vittima. Assomiglia vagamente a mio cugino Ricky. Oh, ehi, Ricky. Ehi, amico, perdona mio fratello, per favore. Non è un tipo mattiniero ed è stata mattina per gli ultimi 3 mesi. Mio fratello, che forte, scherza sempre, ignoralo, ignoralo, ignoralo. Comunque, benvenuto a Coronis. Siamo in pochi per ora, ma tutto cambierà appena proveremo che l'energia termica è una fonte energetica efficiente. Oh, se avessi bisogno di carta igienica, vieni da me. È come oro da queste parti, ricordatelo. Grazie, stammi bene. Ammazzerei per un taco in questo momento, sai che ti dico, ammazzerei per un taco in questo momento. Si sono sfilati dal governo di unità nazionale per timore che il partito militante dell'Unione Cremisi si appropriasse delle riserve energetiche rimaste. L'Unione Ehi! Hey! C'è nessuno in casa? Oh! Ciao! Tu devi essere il nuovo Ginette! Già, puoi chiamarmi Jim. Jim, fantastico. Benvenuto a EDN3, Jim. La E sta per estremo. Sto lavorando al resto della sigla. Bravo ragazzo, puoi indicarmi dove trovare il tuo capo? Oh, il signor Braddock. Credevo fossi stato prima da lui, ma ok. Intendo il capo tecnico di questa zona, credo che si chiami Gil. Oh, giusto, sì. Sono proprio io. Lo so, me lo dicono sempre, è un nome da donna. Ma non sto cercando accompagnatori per il ballo della scuola. Ma senti, lo capisco. Sei preoccupato, ma per questo lavoretto riceverò un sacco di crediti accademici. Scherzo, scherzo. Non sei dell'umore, si vede. Senti, ragazzo, Gale, facciamo le presentazioni mentre sistemiamo il mio rig. Cosa? Sì, è stato portato a pezzi. Ora possiamo riassemblarlo. Sì. Il problema è che l'ho già rimontato la settimana scorsa. Come, scusa? È davvero un rig da paura. Design intuitivo, quindi no problem. È stata una pacchia montarlo. Tutti i test sono buoni, fantastici. E ho appena finito con gli ultimi ritocchi. Scusa, quali ritocchi? Beh, ho aggiunto dei retrattori Kern a molla. Ginette diceva che sono utili quando l'azione si fa caliente. Cosa che succede spesso su un pianeta di ghiaccio. L'hai capita? Pianeta di ghiaccio, per via del caldo? Ragazzo, ascoltami attentamente. Ho solo 3 cose al mondo. Mia moglie, mio figlio e questo rig. Indovina su quale conto per proteggere le altre 2. Mi segui? È tutta farina del mio sacco, l'ho costruito da solo. Conosco ogni pezzo, ogni circuito. Non posso farmelo rovinare perché uno stagista vuole farsi notare. Posso dire un paio di cose veloci? Certo. Allora, primo,
Non puoi dire al mondo, visto che sei su un altro pianeta. Scusa, solo un piccolo punto. E secondo? E secondo... Ok, è il tuo show, Jim. Io sono qui solo per aiutare. Facci un giro quando sei pronto. E se non ti gusta, lo rimetto a nuovo domattina. Che ne dici? Prometto che non te ne pentirai. Lascia la mia mano. Ok. Il tuo righe al molo. Ci vediamo lì quando ti capita di passare. Fa con calma. Jim Peyton, rapporto dal quartiermastro al livello seminterrato. Jim Peyton dal quartiermastro. Se ti fa stare tranquillo, a Ginette sono sempre piaciute le mie aggiunte. Diceva che ho un grande intuito. Mi sembrava di aver sentito che c'erano un paio di facce nuove in giro. Sono il quartermastro, mi chiamo Bowers, ma tutti mi chiamano Birdie. Se hai un po' di soldi extra, vieni qua a spenderli. Va bene, amico, dai un'occhiata in giro. Prenditi il tempo che vuoi. Un coltello da caccia di qualità, il migliore per la protezione da vicino. C'è inclusa la garanzia vita e affilamenti illimitati. Non che ne avrei bisogno. Quello è una bomba, fucile a pompa, caricatore da 9 colpi, fusto e manico sintetici. Ideale per il combattimento ravvicinato. Torna quando vuoi! Sì, piacere di conoscerti, Birdie. Cerchi qualcosa in particolare? Ci vediamo dopo, Jim. Jim vuole uscire! Prepariamo il suo rig, gente! Non male per niente. Grazie.
Questo non ti serviva. Oh, pronto per una prova? Retrattori Kern trattati a secco e iperduttili. Mi piace chiamarlo Abitacolo Express. Ne hai uno davanti e uno dietro. Devi solo afferrarlo, dargli una tirata e boom! E con boom intendi dire catapultarmi su un rig alto 10 metri e sperare di non spezzarmi il collo? Come alternativa ad essere mangiato? Sì. E allora boom sia. Ma vediamo se quei servocontrolli funzionano come dovrebbero. Davanti, prova il tuo braccio artiglio. Ottimo. Ora testa l'oscillazione braccio trivella con un pugno. Eccellente. Nota quanto è più rapida l'oscillazione del braccio. Un regalo per te dal tuo Gale. Ok, ancora un paio di test. Ora la trivella. Ultima cosa, ho migliorato a forze contro la protezione parabraccia del riga. Prova la posizione difensiva. La Roche, rispondi. Base Coronis alla Roche, passo. Maledizione, non possiamo perdere la Roche ora. Abbiamo a malapena rimpiazzato Dias. Capo, qui Jim Payton, mi riceve? Payton, il tuo rig è già pronto? Sì, sembra che il ragazzino sappia il fatto suo, ma lo saprò per certo dopo un giretto di prova. Il tipo francese non è ancora rientrato? Già, purtroppo non sta rispondendo alle chiamate radio. Beh, perché non andare a cercarlo? So dove abbiamo perso il contatto con lui, e poi lui ci ha salvato le chiappe prima. Non dire altro, Payton. Hai ottenuto il tuo primo lavoro. Buona fortuna. È stato fatto notare che mancano due trapani da ghiaccio e una civetta dal cavallo degli adulti. Chiunque sia il responsabile, li restituisca subito, o saranno guai.
Delta, contatta la stazione Delta. È meglio se ti porti una scopa. Uscire! Prepariamo il suo rig, gente! Ma vediamo se quei servocontrolli funzionano come dovrebbero. Davanti, prova il tuo braccio artiglio. Ottimo. Ora testa l'oscillazione braccio trivella con un pugno. Attento, ragazzino. Nota quanto è più rapida l'oscillazione del braccio. Un regalo per te dal tuo Gale. Ok, ancora un paio di test. Ora la trivella. Ottimo. Ultima cosa. Ho migliorato a classe 4 la protezione parabraccio del rig. Trova la posizione difensiva. Magnifico. Questa mossa ti servirà in giro su EDL3 più che in qualsiasi altro posto. Ottimo, abbiamo finito. Sganciamo il tuo rig. Sei libero! Servi alla stazione Delta con il gatto del... La Roche, rispondi. Base Coronis alla Roche, passo. Maledizione, non possiamo perdere la Roche ora. Abbiamo a malapena rimpiazzato Diaz. Capo, qui Jim Payton, mi riceve? Payton, il tuo rig è già pronto? Sì, sembra che il ragazzino sappia il fatto suo, ma lo saprò per certo dopo un giretto di prova. Il tipo francese non è ancora rientrato? Già, purtroppo non sta rispondendo alle chiamate radio. Beh, perché non andare a cercarlo? So dove abbiamo perso il contatto con lui, e poi lui ci ha salvato le chiappe prima. Non dire altro, Payton. Hai ottenuto il tuo primo lavoro. Buona fortuna. Una piccola valanga ha bloccato che non è per nulla strano avere una conversazione con te in cui parlo solo io. Non è affatto strano. Già. Ehi, pensavo che ti potrebbe fare comodo usare un po' di musica per aiutarti a rimanere sano di mente e a ricordarti di casa, quindi ti ho allegato una playlist a questo messaggio. Spero funzioni a dovere e la potrai ascoltare appena il tuo rig è di nuovo in funzione. Ok? Per ora è tutto. Fammi sapere se arrivi tutto intero, ok? Mi manchi già. Non ha un bell'aspetto. Meglio seguire il sentiero.
Coronis qui è Peyton, mi ricevete ancora? Peyton qui, Coronis 1, ti sento forte e chiaro, nessun segno di La Roche? Beh, ho trovato il suo rig al crocevia del Canyon Bianco. Sembra messo piuttosto male, ma nessuna traccia del nostro uomo. Grazie per l'aggiornamento. Continua a cercare. È là fuori da qualche parte. Braddock, chiudo. Sei qui, sei qui, sei qui, sei qui. Sono qui, sono qui. Avevo sgusciato quel granchio e stavo per accucciarmelo nel burro. Quando sono scivolato su una lastra e il rig si è ribaltato. Hai visto cosa gli ha fatto quel coso? Niente che non possa essere sistemato. Sei fortunato a esserne uscito tutto intero. Ma tieni per te le tue opinioni, novellino. Combatti contro un paio di granchi giganti da solo e poi parlami di fortuna. Va bene, direi che ora siamo pari. Peyton, ho trovato il vostro francese. È a un deposito di carburante vicino a Valico Watkin. Che sollievo. Stiamo inviando una squadra di soccorso. Bel lavoro, Peyton. Dovresti ricevere un bonus di soccorso sul tuo conto. Aspetta, Peyton, hai detto di essere vicino al Valico Watkin. Il tuo predecessore, Diaz, aveva sistemato una termocolonna lì vicino. È piena da quando lei è sparita, sprecando un sacco di energia. Localizzala e svuotala prima di rientrare. Attento però, gli Hagrid sono soliti fare il nido vicino alle termocolonne inutilizzate. Buona fortuna. Ora siamo pari. Evito volentieri di tornare sul tuo sedile passeggero. Aspetterò un rimorchio. Sì, come vuoi tu.
Thank you.
Thank you.
Mayday, Payton, qui Coronis, richiediamo assistenza immediata. Ci sei? Ci ricevi? Coronis 1, sì, qui Payton, vi ricevo. Che succede? Payton, torna alla base appena puoi. Una tempesta di classe imperiale ci sta per colpire dal settore blind nord-nord-ovest tra circa 3 minuti. Dobbiamo fissare i tiranti con il tuo rig. Non abbiamo avuto tempo di rinforzarmi dall'ultima tempesta. Mi ricevi, Jim? Vieni di corsa o non ci sarà più una base a cui fare ritorno. Roger, capo, arrivo subito. Payton, chiudo. Che bel lavoro che ti sei beccato, Jim. Per assicurare i tiranti prima che la tempesta ci colpisca. Torna alla base subito. Thank you.
avvicinamento. Python veloce, usa il braccio artiglio per afferrare e stringere tutti e tre i tiranti. Zona 3 stabilizzata, ma perdiamo pressione sui centralizzatori principali. La zona 2 va messa al sicuro. Dannazione, Python, i tubi idraulici sono esplosi. Dovrai scendere a piedi e riparare. Hai fatto un buon lavoro. Abbiamo previsto lo smontaggio del pannello di pompa dei motori della nave Coron, portato alla frazione delta e a applicare in espansione in settimana. Perciò attenzione alla caduta di ghiaccio negli stimoli 12 e 6. Normalmente ti saresti beccato un bel rito di iniziazione stasera, ma quel che hai fatto là fuori, ti sei messo in una sospensione di pompa.